La seconda poesia su quella ricerca che ho fatto l'ultima volta l'ho dedicata a Cesarione, figlio di Cesare e Cleopatra, che Porello a 17 anni fu ucciso dal cugino, più che il zio era il cugino Ottaviano, insieme a quei due fratellini che se fossero cresciuti sarebbero stato uno Tolomeo XVI e uno Romeo XVII, per cui al 17, come al solito, Portaiella finì la stirpe dei Tolomei. E fa così: ce pensi a quel povero Cesarione? Nato da Cesare, più che cinquantenne, prese Cleopatra, giovane, ventenne, ce seppe fa, lui pupa, lei pupa, lui marpione. Orfano de padre fu a 3 anni, così la madre colse l'occasione di tornare a casa e farlo faraone. Cleopatra governò senza far danni. Aveva 6 anni quando il grande amore convolse la madre e Marcantonio. Fu per lui quella la fine del sogno e il comincio del prossimo dolore. La madre partorì 3 fratellastri che bene o male furono graditi e vissero insieme tutti riuniti, ma il male era già scritto, già nell'astri. Ottaviano, che era pure il zio, avendo vinto ad Azio gli egiziani, gli Tolomei non ebbero un domani, li rispedì tutti quanti a Dio. E così fu che puro Cesarione dovette da seguire la propria sorte, e il zio dovette condannarla a morte, trafitto al cuore dal vile centurione.